Buonasera e ben ritrovati all'Approdo, il settimanale di approfondimento di attualità di Super J, questa sera dedicato allo speciale spazio politico alle elezioni amministrative di Martinsicuro di domenica 11 giugno. Sono presenti, e vado a leggere in rigoroso ordine alfabetico, i candidati sindaci. Paolo Camaioni con le liste Città Attive. Paolo Camaioni, sindaco, buonasera. Buonasera a voi. E poi Elisa Foglia, candidata sindaco con le liste PD e Si Cambia. Buonasera. Buonasera. E poi Massimo Vagnoni con le liste Progetto Comune, Appartenenza Comune, Progetto Futuro, Abruzzo Civico e Martin Rosa, candidato sindaco appunto per queste liste. Buonasera. Buonasera. E nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di par condicio, il candidato della lista del Movimento 5 Stelle, Marco Massetti, regolarmente invitato per la nostra registrazione politica, ha declinato l'invito per motivi esclusivamente personali. Il tutto è certificabile. I candidati, ricordiamo, avranno 8 domande identiche con lo stesso minutaggio, ovvero 2 minuti e mezzo per ciascuna, e seguiremo un ordine alfabetico iniziale per i primi 3 blocchi, che poi giustamente slitteranno a rotazione, poi tranne nell'ultimo blocco dove provvederemo ad effettuare un'estrazione in diretta. Ma partiamo subito dunque con il primo blocco, con la prima domanda. Dunque comincia il candidato sindaco Paolo Camaioni, poi Elisa Foglia e poi Vagnoni. Che campagna elettorale è stata nell'era, tra l'altro, della comunicazione elettronica? Sì, buonasera a tutti. È stata una campagna elettorale abbastanza incessante, incandescente, scandita spesso anche da valutazioni sui programmi, compiuta anche a mezzo social, una campagna elettorale che non ha risparmiato chiaramente anche stilettate, frecciate varie, ma che comunque si accinge ad arrivare al suo naturale approdo, proprio in linea con il titolo della vostra trasmissione, attraverso una pluralità di proposte, che riflettono in buona sostanza una città assolutamente articolata, composita, che ha raggiunto negli ultimi anni un numero di abitanti che consente appunto di votare con il sistema a doppio turno per la prima volta, e che in ogni caso si trova appunto a fare i conti con una serie di problematiche sviluppate nei diversi modi, una campagna elettorale che in ogni caso vede sul campo diverse proposte, tutte chiaramente spendibili, tutte votate al riconoscimento delle situazioni migliori, alla soluzione dei problemi più auspicabili per i cittadini. Credo, dal nostro punto di vista, di averla affrontata con le mie due liste in maniera assolutamente lineare, facendo riferimento soprattutto alla bontà delle cose fatte, con cui abbiamo conquistato l'appeal anche di chi poi ci ha seguito, che ha partecipato a questa campagna elettorale, dando vita in maniera passionale, in maniera attenta e attaccata al territorio, a due liste con cui noi ci presentiamo al giudizio degli elettori, avendo a nostro giudizio grandi possibilità di riuscita, e avendo anche la possibilità, per la prima volta nella storia di Martinsicuro, di dare a questa città una continuità amministrativa nel segno della laboriosità e della gestione totale e razionale dei problemi. Bene, 7 secondi che potrà recuperare. Elisa Foglia, che campagna elettorale è stata appunto dell'era anche della comunicazione elettronica? Sì, allora per me è stata sicuramente una campagna intensa, inaspettata, proprio perché anche diciamo un po' la mia candidatura è stata inaspettata. Abbiamo cercato di fare tutto il possibile per portare avanti e per far conoscere ai cittadini di Martinsicuro la forza di un progetto che ha veramente il sapore dell'alternativa in questo momento,
perché intanto sono l'unica rappresentanza di quelli che posso definire i valori del centrosinistra. Noi abbiamo due liste, una del Partito Democratico e una civica Si Cambia, che però hanno in sé le componenti, anche diciamo, quindi persone che sono state anche rappresentanti del centrosinistra di Martinsicuro, e quindi vogliamo riportare quei valori ad essere valori che possono dare una alternativa di governo seria, e ci siamo impegnati affinché questo messaggio potesse passare, perché noi veniamo da 10 anni in cui il centrodestra ha governato. Non me ne vogliono i miei amici e colleghi competitor, ma è così, a livello sovracomunale cittativa sempre votato con il centrodestra. Massimo era una delle componenti più importanti di un'amministrazione centrodestra, che era quella di Di Salvatore, quindi da 10 anni il centrosinistra non governa, e francamente lo abbiamo anche visto e lo abbiamo sentito sulle spalle nostre e dei nostri cittadini. Noi per questo motivo ci siamo messi, come dire, le scarpe da tennis, abbiamo deciso di correre per far capire la bontà di un progetto alternativo, di persone capaci, competenti. Io posso dire che sono un po' la rappresentanza di una nuova classe dirigente che il centrosinistra ha voluto formare e che si è formata nel corso di tanti anni di attività politica sul territorio. Personalmente sono impegnata attivamente nel Partito Democratico dal 2008, quando entrai nella segreteria del partito. Sono da 2 anni coordinatrice del Partito Democratico, quindi diciamo c'è un'esperienza che è maturata proprio sul campo nell'attività politica di tutti i giorni, e con questa candidatura abbiamo voluto raccogliere questa sfida. Ok, abbiamo finito il tempo. Stessa domanda ovviamente per Massimo Magnoni: che campagna elettorale è stata nell'era della comunicazione? Beh, una campagna elettorale impegnativa, come era lecito attendersi, dai 2 volte a mio avviso, perché un conto è stato ed è il confronto tra i vari candidati sindaci, le varie coalizioni, e poi l'aspetto secondo me poi più positivo, che il confronto che stiamo avendo con le persone. Dal punto di vista della competizione con gli altri miei colleghi, purtroppo non sempre si è riuscito a confrontarci, se non in rare occasioni, su quelli che sono i programmi, ma si è preferito più mettere l'attenzione sul discorso del civismo, della contrapposizione tra il centrodestra e il centrosinistra, con attenzione più al discorso del numero delle liste, dei numeri dei candidati a consigliere, insomma, aspetti che è un sistema nuovo che capiamo, perché noi per la prima volta andiamo a votare con un sistema a doppio turno, ma un sistema normale. In ogni sistema a doppio turno c'è la possibilità di presentare più liste, di presentare più candidati. Solo da noi insomma è diventato quasi un qualcosa di superfluo. Per me no, io sono soddisfatto da questo punto di vista. Sono contento che tante persone si sono avvicinate a me. Si sono avvicinate a me perché hanno una voglia di rivalsa, una voglia di partecipare a questo processo di trasformazione della realtà di Martinsicuro e di Villa Rosa, facendolo, ripeto, in prima persona. E lo hanno fatto a prescindere dal fatto se verranno eletti o no. Tutti sanno che non potranno essere eletti tutti quanti, ma tutti hanno voluto dare un apporto, e soprattutto tutti saranno parte di questo processo di cambiamento, perché al di là di chi verrà eletto, tutti quanti rappresenteranno interfaccia dei cittadini, quindi sarà quello il punto di collegamento tra i cittadini e chi amministra. E poi c'è la parte bella, che è la parte del confronto continuativo, quello che ci piace, quello con la gente in mezzo alle strade, non tanto quello sui social, in cui spesso ci sono persone che si nascondono, che nemmeno insomma ci può essere questo confronto chiaro, ma noi ascoltiamo, leggiamo, vediamo, ma la cosa più importante, più bella, che ci piace sottolineare è veramente l'attenzione che la gente ha alle esigenze primarie. Da questo punto di vista tanti cittadini si sentono soli e abbandonati, noi stiamo cercando di ridargli una speranza, dicendo a loro che non ci limiteremo a chiedergli il voto e quindi ad assillarli in questi giorni, ma dopo che avremo vinto le elezioni saremo di nuovo presso i cittadini per fare tutte quelle cose che non sono state fatte in questi anni. Lo faremo partendo dal basso, come abbiamo predisposto questo programma. Questo programma è stato pensato partendo dalle loro esigenze, e le loro esigenze saranno prioritarie per la nostra amministrazione. Bene,
Passiamo alla seconda domanda, comincerà il candidato sindaco Elisa Foglia, poi Massimo Vagnoni e Paolo Camaioni. Nel suo programma cosa ritiene sia riuscita a passare ed essere compreso da parte dell'elettorato? Intanto la volontà di ripartire dalle cose semplici. Io mi sono presentata con l'idea di realizzare un paese a misura di bambino, l'ho detto fin dalla mia presentazione iniziale, quindi ripartire dalle cose semplici significa sostanzialmente ripartire dalle piccole cose che fanno bello, pulito, manutenuto un territorio, partire dalle piccole cose, quindi rendere anche un paese vivibile per i bambini, significa poi renderlo vivibile per tutti e quindi anche per gli anziani, per i diversamente abili. Per cui ho cercato di far passare questa idea, ho cercato di far passare anche la voglia e l'intenzione di puntare molto sulla manutenzione del territorio e sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Più volte ho ribadito, a mio giudizio, l'inciviltà del fatto che i servizi sociali a Martinsicuro stiano al secondo piano, e quindi ho più e più volte detto che il primo punto, diciamo, anche come fatto di civiltà, sarà quello di poterlo trasferire al piano terra. Ho voluto lanciare l'idea di un paese quindi semplice, che dà risposte immediate, un paese che vuole essere attento al sociale, alla socialità, un paese che vuole recuperare la propria identità e anche la propria identità di comunità, che ha delle radici culturali e storiche importanti, sottolineando alcuni aspetti dei vari punti storici che a Martinsicuro abbiamo e sui quali vorremmo puntare, proprio per attrarre anche un turismo diverso che può essere culturale e storico. E poi ho voluto certamente dare l'idea della voglia di proporre una città smart city, cioè una città moderna, una città che guarda non tanto alle costruzioni e quindi ai contenitori, quanto ai contenuti, cioè ai servizi. Noi cercheremo di fare in modo che i cittadini di Martinsicuro abbiano più servizi, partendo da quelli essenziali, minimi, che è una parte del territorio, soprattutto a Villa Rosa e nella zona alta di Martinsicuro, sono assenti, e quindi fossi, fogne e metano. Ecco, sono fermamente convinta che un paese di litorale non possa non avere queste... Perfetto, stessa domanda per Massimo Vagnoni. Del suo programma cosa ritiene sia riuscito a passare ad essere compreso dall'elettorato? Innanzitutto non solo la solita elencazione delle cose da fare. Spesso in campagna elettorale si presentano programmi bellissimi sulla carta, ma poi difficilmente realizzabili. Perché? Perché poi non diciamo in maniera chiara ai cittadini come vorremmo risolvere le cose. Dire che le cose che non vanno bene, insomma, è facile da un punto di vista strettamente generale e teorico. Diventa più complicato invece far capire come si interverrà, dove si prenderanno le risorse, che tipo di politica si porterà avanti, una politica che non sia demagogica, una politica che sia concreta, una politica che sia vicina ai cittadini. È vicina non solo, ripeto, in campagna elettorale, ma soprattutto successivamente. Una politica che parta e abbia in maniera chiara in mente di quali sono le priorità e le situazioni su cui intervenire immediatamente. Abbiamo ben consapevolezza delle difficoltà che ci sono dal punto di vista finanziario, ma nello stesso tempo sappiamo bene dove poter reperire i fondi che troppo spesso non sono stati intercettati. E quindi stiamo cercando di far passare un messaggio che non dobbiamo rassegnarci, che le cose che non vanno le possiamo migliorare. Se c'è qualcosa che è stato avviato, noi sicuramente non lo interromperemo, ma lo porteremo avanti cercando di migliorarlo. E soprattutto diciamo a tutti quanti in che modo staremo vicino ai cittadini, in che modo e dove andremo a prendere le risorse, in che modo attingeremo dei fondi di bilancio e dove prenderemo altre risorse. Un tipo di approccio diverso, dando alcune priorità, partendo innanzitutto dalla scuola, visto il periodo insomma in cui andiamo a votare, e il rilancio del turismo. Noi ci insedieremo a stagione turistica già inoltrata, con un calendario di eventi in parte soltanto programmato, con tantissime esigenze e necessità su cui dover intervenire immediatamente. Per questo chiediamo a tutti quanti di prendere subito una posizione forte, perché non possiamo perdere nemmeno un giorno rispetto a quelle che sono le esigenze della nostra città. Stiamo dicendo a tutti quanti veramente
quali possono essere gli interventi principali su cui poter agire subito. Quindi abbiamo detto piccola manutenzione subito, un'immagine chiara e forte su quello che dovrà essere il decoro urbano, il discorso dei rifiuti, un intervento immediato di programmazione sulle strategie di sviluppo, quindi edilizia scolastica, turismo, ambiente, piste ciclabili, tutta una serie di situazioni che necessitano nei primi mesi di governo un impulso particolare, questo per evitare che rimanere indietro e di perdere occasioni di finanziamento. Insomma, bisogna toccare tanti ambiti e lo stiamo facendo in maniera chiara e coerente nei confronti dei cittadini, nei confronti dei quali ci stiamo proponendo in maniera definita. Bene, passiamo a Paolo Camaglioni, la stessa domanda ovviamente: cosa ritiene sia riuscito a passare ad essere compreso dall'elettorato? Io ritengo che il nostro elettorato abbia compreso una manifestazione di concretezza e di realismo da parte della nostra amministrazione, apprezzandone gli sforzi operativi compiuti in questi 5 anni di grandi difficoltà, aggravati da minori trasferimenti dallo Stato, da minori trasferimenti alle regioni, da una situazione debitoria importante. Nonostante questo, noi abbiamo lasciato nella nostra programmazione la suddivisione dell'apparato della nostra città in 5 macro aree, vale a dire la sicurezza e la qualità della vita, la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, che noi, voglio ricordare, abbiamo anche incentivato. Io dico sempre, abbiamo effettuato 72 incontri complessivi tra portatori di interessi, comitati di quartiere, commercianti nelle decisioni di viabilità, operatori di settore. Abbiamo stimolato la partecipazione, quindi respingo categoricamente quando ci si dice che la partecipazione del cittadino è stata marginalizzata. Tutt'altro, abbiamo avuto anche la capacità di attrarre risorse sovraccomunali nella misura quantomeno di 1.400.000 euro, con cui abbiamo avviato anche opere importanti dal punto di vista infrastrutturale, nella messa in sicurezza di alcune scuole, si pensi alla sostituzione dell'amianto in una scuola media, aspetti che riprenderemo da subito. Altri settori, il turismo e lo sviluppo economico, abbiamo portato a compimento un piano spiaggia nel giro di 2 anni, ci apprestiamo a potenziarlo nel senso anche di ridare slancio alla bellezza del nostro litorale attraverso la previsione dei 5 trabocchi, a passaggio che abbiamo spiegato anche l'altra sera in sala consigliare. Abbiamo puntato anche sulla tutela dell'ambiente, potenziando quegli aspetti legati al decoro urbano, con la previsione di una squadra addetta proprio al minuto mantenimento e agli interventi più urgenti da effettuare, in un'ottica anche di programmazione, ma soprattutto la solidarietà sociale, la cultura e lo sport, aspetti che abbiamo rilanciato, perché in un'epoca di grandi perturbazioni, di grandi disagi che sono stati acuiti dalla situazione economica ancora molto labile, noi abbiamo lasciato inalterati i servizi al cittadino, non abbiamo aumentato la tassazione, abbiamo anzi ridotto l'indebitamento dell'ente del 30%. Questi sono aspetti molto importanti per quanto riguarda un'amministrazione locale così complessa come la nostra. Perfetto, abbiamo concluso il primo blocco, facciamo una piccola pausa, ci ritroviamo tra qualche istante. Ben ritrovati alla seconda parte dell'approdo, questa sera speciale elezioni a Martinsicuro, lo spazio si occupa dunque delle elezioni amministrative nel pieno rispetto della par condicio, della materia di par condicio secondo le vigenti normative. Sono presenti i sindaci candidati a sindaco Paolo Camaglioni, Elisa Foglia e Massimo Vagnoni, eletti in rigoroso ordine alfabetico. Partiamo con le domande, con la terza domanda per il candidato sindaco Elisa Foglia. Martinsicuro vista oggi, come e in che cosa dovrà migliorare? In parte ho già risposto, perché a mio giudizio quello su cui dovrà migliorare è certamente la pulizia e manutenzione. Purtroppo questo è un problema che abbiamo riscontrato parlando con i cittadini, e che tanti e in molti sentono come essere un po' il fallimento dell'ultima amministrazione, tanto che ne era stato il cavallo di battaglia. Non c'è personale? Beh, bisogna trovarlo, bisogna trovare delle soluzioni anche a costo zero affinché si possa mettere mano a questo aspetto importante della
pulizia e manutenzione del territorio, perché un paese più pulito, più curato, più manutenuto è anche un paese più vissuto e quindi percepito anche come più sicuro dai cittadini stessi, che possono vivere tutti gli angoli, anche gli angoli verdi del nostro paese. Purtroppo ho dovuto riscontrare che solo in questi giorni in campagna elettorale si è portata avanti un'attività di manutenzione più insistente e consistente. Probabilmente quindi non è stato fatto abbastanza negli ultimi 5 anni. Io nel programma ho fatto delle proposte per aumentare un po' il discorso della manutenzione del territorio, e quindi ho detto del baratto amministrativo, delle convenzioni con i tribunali per i lavori di pubblica utilità, della possibilità anche di dare in gestione aree verdi a società, anche a privati, che possono mettere una pubblicità e diciamo in cambio dare manutenzione a quelle aree. Certamente si dovrà fare di più su alcuni aspetti della sicurezza del territorio, e si dovrà, come dicevo, partire anche dalla necessità di fornire quei servizi minimi essenziali ad alcune aree del paese che ne sono prive, e quindi avevo riferito delle fogne piuttosto che del metano. Poi il nostro paese ha bisogno di tante cose, e credo che abbia bisogno ad esempio della riqualificazione del cinema Ambra. Noi perlomeno porteremo avanti l'idea di una appunto riqualificazione dell'opera esistente, per cui senza un abbattimento, okay, ma mantenendo la struttura. Grazie. Bagnoni, Martinsicuro, il candidato sindaco Massimo Bagnoni, Martinsicuro vista oggi, come e in che cosa dovrà migliorare? Beh, deve migliorare in tante cose. Vediamo tutti, sicuramente il discorso della manutenzione è un discorso importante, che non è solo un discorso di decoro urbano, ma anche un discorso legato al dissesto idrogeologico, il discorso legato al sistema di canalizzazione, dei canali di scolo che vanno al mare, dal punto di vista sia igienico-sanitario che appunto di controllo del territorio. Sono questioni sicuramente tra le più prioritarie rispetto agli altri, ma non sono le sole. Il discorso dell'edilizia scolastica, il discorso della promozione turistica, tutta una serie di situazioni che noi abbiamo trattato nel nostro programma. Difficile anche individuare una priorità rispetto all'altra. Quello che deve cambiare è però il sistema in cui si affrontano queste questioni. Non più con l'emergenza, non più aspettare un discorso di campagna elettorale per velocizzare certi sistemi. Capiamo bene che le dinamiche del bilancio sono tali che per cui ogni anno si devono aspettare le rispettive approvazioni per poter agire, ma bisogna inventarsi e trovare un sistema che possa anche prescindere dal bilancio comunale, quindi non più appalti singoli frazionati durante l'anno, ma magari appalti pluriennali che possono in qualche maniera sistemare determinate situazioni a prescindere dalle approvazioni di bilancio. Coinvolgimento totale e responsabile di tutti gli attori del territorio. Noi diciamo spesso in queste settimane: certe cose le risolveremo solo se sapremo riuscire a lavorare insieme. A mio avviso non basta fare tanti incontri se poi la percezione che si ha è di un territorio abbandonato, di cittadini abbandonati a se stessi. Probabilmente vanno sicuramente responsabilizzati di più, ma l'amministrazione deve essere tale da farsi sentire vicino al cittadino. Non possiamo promettere di risolvere tutto, ma dobbiamo promettere la presenza costante. Un comune che abbia le porte e finestre aperte, che non abbia le porte chiuse. Un comune che si trasferisca presso i cittadini senza che il cittadino venga al comune. E da quel punto di vista poi soprattutto dobbiamo rappresentare una serietà nel modo di approcciarci, e quindi chiarire bene quali sono, attraverso anche un discorso di bilancio partecipato, stabilire già delle risorse da poter dare proprio ai singoli quartieri affinché i singoli quartieri decidano essi stessi come poter intervenire, ma farlo, ripeto, in maniera strutturale, non una tantum, e farlo soprattutto all'interno di un disegno organico, quel disegno organico che è mancato dal punto di vista della viabilità, dello sviluppo del territorio, del piano demaniale e delle scelte imprenditoriali, soprattutto sui lavori pubblici, che insomma sono state più che discutibili. Il cinema Ambra sicuramente ne è una di queste conferme. Il candidato sindaco Paolo Camaglioni, stessa domanda, Martinsicuro vista oggi, come e in che cosa dovrà migliorare? Guardate, la prima cosa che mi viene in mente è che Martinsicuro ha bisogno di ritrovare una compattezza ed una pace sociale che spesso, per chi ha vissuto 5 anni intensi da sindaco,
vede venir meno perché esiste un contenzioso a livello di vicinato che è davvero notevole. La prima cosa su cui insistere, su cui continuare a lavorare, è fare in modo che tutti i cittadini ritrovino un senso di unità, di comunione di intenti e di pacificazione sociale, che deve essere in ogni caso la prima mission di un sindaco. Noi ci siamo sforzati molto in tal senso. D'accordo, poi i candidati sindaci di parte avversa trovano sempre magari terreno fertile nell'accusare l'amministrazione uscente di determinate manchevolezze. Io però voglio ricordare che noi, con la nostra azione di coinvolgimento, di sinergia, di lavoro intenso con i comitati di quartiere, abbiamo recuperato aree molto importanti alla fruizione dei cittadini, perché abbiamo riportato alla vita reale vissuta 6 comitati di quartiere su 9. Questa situazione stava perdendo la propria capacità di organizzazione e di incidere sulla bellezza del territorio. Non è assolutamente vero che il decoro urbano è stato trascurato. Io invito sia il candidato Foglia che il candidato Vagnoni a ricordare negli anni passati la situazione oggettiva di Martinsicuro. Noi spesso dimentichiamo le situazioni passate. Io spesso incontro delle persone che non risiedono qui ma che hanno la seconda casa e che vengono nei periodi di vacanza, nei ponti, così, che ci danno atto che comunque la cura e la predisposizione per determinati tipi di lavori è anche aumentata, ci danno atto che comunque la possibilità di incidere su determinate situazioni è stata presa a cuore. Questo chiaramente non vuol dire che noi si debba essere soddisfatti al 100%, noi vogliamo migliorare noi stessi anche la politica di gestione dell'aspetto manutentivo, e lo faremo fin da subito, perché abbiamo allocato in bilancio le risorse giuste sia per provvedere alle manutenzioni che anche all'edilizia scolastica, ma anche e soprattutto alla tenuta dei fossi e delle situazioni di scariche a mare. Quello che dice il candidato del Partito Democratico, cioè i servizi minimi essenziali, noi ci siamo sforzati di procurarli, ma questa è una manchevolezza che affonda le sue radici in decenni di storia amministrativa di Martinsicuro. Ok, perfetto, devo stopparla. Io ricordo comunque ai candidati a sindaco che possono anche durante la domanda, insomma, possono anche rispondere ai eventuali candidati sindaci, quindi tra di loro, e quindi saltare la domanda, possono continuare a rispondere magari a loro o comunque continuare a parlare del tema precedente. La quarta domanda parte dal candidato sindaco Massimo Vagnoni. Martinsicuro potrebbe chiamarsi fuori dal fatto che la gente si allontana sempre più dalla politica, quindi si parla di assenteismo proprio politico. Beh sì, insomma, si allontana proprio finché vede le classi politiche che litigano. Io per questo ho deciso, insomma, nonostante non ho ricevuto sempre lo stesso trattamento, soprattutto nei comizi, ma anche insomma al di fuori dei dibattiti soprattutto, un'azione che sia propositiva sulle cose da fare. Io ricordo la campagna elettorale dell'allora candidato sindaco Camaioni, insomma, una campagna elettorale in cui si parlava male della città per interesse personalistico, chiaramente per ottenere il meglior risultato elettorale possibile, in cui non andava male tutto, non andava bene niente, il discorso sicurezza, manutenzione. Ripeto, dopo 5 anni noi stiamo dicendo in giro, valutate se quelle promesse sono state mantenute o meno. Chiaramente ognuno cerca di difendere il proprio operato e questo lo accetto benissimo. Chiaramente bisogna tenere veramente un approccio che non sia soltanto finita la campagna elettorale, questa è la grossa sfida culturale, si lavora tutti quanti insieme. Il sottoscritto ha cercato in questi 5 anni di mantenere una posizione anche in virtù del ruolo che aveva in provincia di Teramo, che era collaborativa, cercando di far arrivare ulteriori risorse nella città, come è successo. È stato criticato con questo tipo di atteggiamento, ecco dove bisogna fare uno scatto culturale da questo punto di vista. Le campagne elettorali hanno delle loro regole, purtroppo. Io la porto avanti a queste condizioni senza attaccare nessuno e cercando di puntualizzare le cose come stanno. Certamente bisognerebbe dire alle persone la verità, nascondersi dietro una riduzione del debito, bisognerebbe dire una cosa semplice, che è un'azione semplicemente tecnica. Sono scaduti determinati mutui, non sono state potute prendere altri mutui per limiti di legge, quindi non c'è nessun tipo di operazione che sia virtuosa.
dall'altro lato non ci sono investimenti che ci fanno crescere, perché ogni tipo di indebitamento è un investimento. Se io mi devo indebitare per rifare un lungomare, per rifare il cinema Ambro, ben venga, perché se è un qualcosa di costruttivo e si investe sul futuro. Se mi devo indebitare perché questo mi serve anche per prendere finanziamenti sovracomunali che sono cofinanziati per fare delle scuole o strutture strategiche, ben vengano, basta che la spesa sia virtuosa. Ecco, noi dobbiamo cambiare l'impostazione e soprattutto una volta che si vincono le elezioni, non bisogna chiudersi a riccio per dire abbiamo vinto noi, facciamo quello che vogliamo noi. Bisogna aprirsi alle altre forze che sono in consiglio, aprirsi ai cittadini, perché poi il contributo è importante, se è un contributo veramente che sia continuativo e non si limita al periodo elettorale. Questa è la grossa sfida culturale per riavvicinare i cittadini alla politica e al mondo politico, a mio avviso. Bene, andiamo al candidato sindaco Paolo Camaglioni, stessa domanda ovviamente, potrebbe chiamarsi fuori Martin Sicuro dal fatto che la gente si allontana dalla politica, quindi parliamo di astensionismo. Ma io non credo che la gente si allontani dalla politica. Io voglio ricordare che questi non sono stati 5 anni in cui ci siamo chiusi, l'ho ribadito all'inizio attraverso gli incontri che abbiamo avuto con la cittadinanza, ma abbiamo anche in qualche misura cambiato il rapporto con le forze di minoranza in Consiglio Comunale, e questo i miei colleghi me ne possono dare atto, perché abbiamo avuto un Consiglio Comunale aperto a qualsiasi tipo di discussione, a cominciare un po' anche dall'affronto degli argomenti, dal coinvolgimento loro su tutte le progettualità, quando è stato chiesto magari di vedere insieme delle cose, è stato fatto. Non è una situazione che ci ha visto chiudersi e dare invece priorità a delle decisioni prese soltanto all'interno di un'amministrazione. Io questo aspetto non lo riconosco, come pure possiamo tranquillamente affermare. Però devo stopparla, il tempo a disposizione è terminato, può riprenderlo dopo questo discorso. Passo a Elisa Foglia, al candidato sindaco Elisa Foglia, con la stessa domanda. Dunque, si parla di astensionismo. Sì, vabbè, intanto vorrei dire solo una cosa, riprendendo la precedente domanda, che ovviamente ci sono delle priorità nel paese, quindi se ad esempio il sindaco spende o fa un mutuo di 110.000 euro per il parco sul mare, che per carità è bellissimo o può essere una cosa interessante per il turista, ma poi ha dei cittadini che a Villarosa si allagano sistematicamente ogni anno perché devono risolvere un problema di canalizzazione, forse quel mutuo poteva essere utilizzato in quella situazione, per risolvere quel problema. Quindi diciamo, poi le scelte chi amministra le deve fare. Per quanto riguarda l'astensionismo, io sono l'unica rappresentante di un partito politico, quindi sono fortemente convinta che la politica sia importante, perché è nella politica che si costruiscono le classi dirigenti e si fanno si studiano i problemi, ci si confronta sui problemi e si crea quella che deve essere poi, no, la futura amministrazione di un paese, ad esempio come Martin Sicuro. Ma l'astensionismo è anche frutto diciamo, no, del circolare, no, di questo civismo che raccoglie tutto e quindi disorienta, perché all'interno dello stesso gruppo ci sono persone dalla storia, dalle ideologie, anche dai valori completamente contrapposti, e quindi francamente trovo anche complicato capire come si possa poi arrivare ad una soluzione unitaria. E forse anche questo è il problema di 5 anni, 10 anni di immobilismo, perché se non si riesce a chiudere un piano regolatore dopo che è stato dato un incarico e rimesso il progetto da circa 1 o 2 anni, non so bene il tempo, però questo è forse l'evidenza che bisogna avere una direttiva, bisogna avere una rotta da seguire. Se non la si ha, il cittadino non riesce a capire quello che sta succedendo, ovviamente è portato a non avere fiducia in chi lo deve rappresentare. Io girando ho riscontrato come concreto questo fatto di persone che stanche un po' di non riuscire a trovare un punto di riferimento nelle classi politiche che si sono susseguite, vogliono non votare. Spero e mi auguro che riescano, diciamo, a superare questa difficoltà e l'11 giugno possano votare. Bene, conclusa anche la seconda parte, facciamo una piccola pausa.
Buonasera, ben ritrovati dunque a questa terza parte dell'approdo, questa sera dedicato allo speciale elezioni di Martinsicuro, si vota domenica 11 giugno, siamo con i candidati sindaci, con Paolo Camaglioni, Elisa Foglia, Massimo Vagnoni, rigoroso ordine alfabetico, manca il candidato sindaco della lista Movimento 5 Stelle, Marco Massetti, regolarmente invitato secondo le vigenti normative in materia di par condicio per questa puntata speciale, per questa registrazione politica, ma ha declinato l'invito per motivi esclusivamente personali, il tutto comunque certificabile. Ricordo, i candidati hanno 8 domande identiche con lo stesso minutaggio, 2 minuti e mezzo per ciascuna, abbiamo seguito l'ordine alfabetico iniziale e poi sono slittati a rotazione, l'ultimo blocco, ricordo, provvederemo ad effettuare un'estrazione in diretta per quanto riguarda appunto i 3 candidati sindaci. Ripartiamo da Massimo Vagnoni per la quinta domanda, dunque quinta domanda, ambiente e turismo, gli elementi rappresentativi di una crescita del territorio. Sì, temi veramente nevralgici. Ecco, da questo punto di vista diventa veramente fondamentale che questo tema non venga affrontato in maniera demagogica. Le tematiche sono diverse, ne abbiamo trattate anche prima, riferimento al discorso della pulizia dei canali di scolo, con un discorso, ripeto, non solo ambientale ma anche di salute. Noi abbiamo una carenza manutentiva che viene da anni, per cui adesso c'è la necessità di fare interventi strutturali. Sul discorso dell'ambiente, un discorso legato alla verifica della qualità dell'aria, alla qualità delle acque, emissioni in atmosfera, tutte situazioni che necessitano di essere affrontate in maniera strutturale e non demagogica. Sull'ambiente ci sono stati anche dei conflitti tra attività imprenditoriali, comitati cittadini, ecco, vanno sanate tutte queste questioni con un rapporto di condivisione e collaborazione. Sul turismo, prima si diceva, insomma, il solito confronto rispetto a prima, insomma, io non ricordo ad esempio i rifacimenti fatti a luglio, non ricordo situazioni in cui marzo-aprile ancora, insomma, si corre dietro ai semplici sfalci d'erba, sicuramente non ricordo asfalti o sfalci d'erba fatti da 10 giorni prima delle elezioni, cioè sono tutte questioni, insomma, che devono veramente rappresentare il passato. Bisogna fare un'inversione di tendenza, la promozione turistica si fa partendo dalle nostre peculiarità, quindi rafforzando quello che abbiamo, il turismo culturale, l'aspetto della Torre Carlo V, l'aspetto del turismo verde, incentivare l'uso delle ciclabili, ma incentivarle non facendo una pista ciclabile prendendola dalla sede stradale, ma lavorandoci con un progetto che veda nel giro di diversi anni, e su questo c'è la possibilità perché ci sono i fondi, di prevedere tratti ciclabili che siano veramente degni di questo nome, quindi un lavoro che sia veramente adeguato a una città che vuole veramente tornare ad essere la cartolina e non la Cenerentola della provincia di Teramo. Per fare questo dobbiamo lavorare in maniera forte per riottenere la bandiera blu, quindi su tutte quelle che sono le criticità che hanno inciso sulla perdita, ma lavorare anche sulla bandiera verde, fare spiagge a misura di bambino, di famiglie, servizi importanti sulle spiagge libere. Non basta avere il più del 40% di spiagge libere se poi queste non sono ben tenute, non basta assolutamente, non possiamo promettere di fare i trabocchi senza dire ai cittadini che non abbiamo un'autorizzazione che sia una che ci potrà garantire. I trabocchi probabilmente riguardano una costa che non è la nostra, rafforziamo soprattutto le nostre peculiarità. Parliamo di trabocchi, abbiamo un lungomare con tutte piante morte, con tutte palme che non ci sono più, ecco, panchine che sono di 30 anni fa, insomma stiamo con i piedi per terra e diciamo la verità alle persone. Ok, andiamo da Paolo Camaglioni, il candidato sindaco, stessa domanda, ambiente e turismo. Noi abbiamo fatto della verità un nostro obiettivo cardine, e qui rispondo anche a Elisa Foglia, nel momento in cui ci dà una etichetta piuttosto impropria di essere un'amministrazione centrodestra. Noi nasciamo nel 2007 sulla scorta di un impegno che viene dal basso, di un impegno civico assoluto. All'interno nostro sono presenti persone di assoluta trasversalità che si esprimono in maniera molto variegata anche dal punto di vista politico, ma proprio per questo sono persone che hanno come primo requisito quello dell'amore per il loro paese da sempre, lo hanno dimostrato anche in questi anni. Il turismo e l'ambiente sono due temi cruciali sui quali continuiamo a batterci. Senza demagogia, sento che questo è un termine piuttosto ricorrente da parte dei miei avversari, ma noi non intendiamo assolutamente fare demagogia, ma potenziare quelle che sono le peculiarità della nostra città, che ha una spiaggia
comunque molto bella, fruibile, lontana dalla ferrovia, che presenta diversi aspetti ambientali sui quali stiamo lavorando, che ha sì perduto la bandiera blu, ma non certo per l'azione della nostra amministrazione. Questo è un discorso di fragilità che viene da lontano e che noi stiamo ripristinando attraverso una politica di attenzione molto spinta. E proprio di ieri la possibilità che ci ha dato la Regione di riaprire il tratto di mare 250 metri a nord della foce del fiume Vibrata, perché stiamo portando avanti una politica virtuosa. Dal punto di vista dell'ambiente, noi siamo stati forse i primi a posizionarci in una situazione di equilibrio e di tutela sia della parte occupazionale che del rispetto dell'ambiente. Siamo in continuo contatto con l'ARTA e con le istituzioni sovracomunali per monitorare la qualità dell'aria, lo rifaremo a breve, perché sono situazioni che implicano un lavorio incessante e strutturale, non si ottengono all'oggi al domani, sono situazioni che ci vedono presenti, e la prova comunque che il nostro turismo non ha assolutamente un gap da scontare con gli altri comuni, la si ha nel numero di presenze, che negli ultimi 4 anni è cresciuta. È cresciuto in maniera esponenziale ed è la dimostrazione di un'attenzione, non dico fondamentale o cruciale, ma comunque di un buon andamento che noi ci ripromettiamo di migliorare nei prossimi 5 anni di amministrazione. Elisa Foglia, stessa domanda ovviamente, che verte su ambiente e turismo, elementi rappresentativi della crescita di un territorio. Sì, intanto voglio dire che il civismo finisce laddove finisce Martinsicuro, quindi sovracomunale non esiste lista civica, e quindi delle scelte un'amministrazione le deve fare e le ha fatte, quindi per questo il riferimento era al centrodestra. Comunque, turismo e ambiente, credo siano anche questi argomenti fondamentali. Abbiamo detto tante e tante volte che come Partito Democratico abbiamo fatto battaglie proprio perché crediamo fortemente nella possibilità di andare verso il turismo sostenibile, che è poi il futuro del turismo, quindi un turismo integrato con il territorio, l'ambiente, la tecnologia. L'anno 2017 è proprio l'anno dichiarato dall'ONU del turismo ecosostenibile, e lo abbiamo fatto con azioni concrete. Abbiamo fatto un ricorso al TAR contro il piano spiaggia dell'amministrazione Camaioni, perché ritenevamo inopportuno antropizzare ancora una volta la spiaggia con delle strutture. Noi vogliamo sviluppare il turismo e far sì che partano i comparti, ma ovest del lungomare, lasciando la spiaggia libera, che però deve essere attrezzata, deve essere pulita, deve essere servita per i turisti e i cittadini che vengono a Martinsicuro, e lo dico anche al sindaco, perché abbiamo delle strutture recettive che permettono al turista di ritornare nonostante tutto, e quindi credo che questi operatori debbano essere ascoltati, invece non lo sono stati quando è stato approvato il piano demaniale, un piano demaniale che non era necessario perché già il litorale era regolamentato da un piano spiaggia approvato nel 2006 e successivamente revisionato nel 2008. Quindi probabilmente ci sono stati dei passaggi anche abbastanza incomprensibili da questo punto di vista, soprattutto perché poi dovremmo riadeguarlo al piano demaniale regionale che è stato nel frattempo modificato. Oggi si presenta una variante che francamente non è stata nemmeno discussa, la si presenta a 3 giorni dalle elezioni. Francamente l'amministrazione credo che non debba fare rendering, ma debba dare la foto di quella che è stata l'attività amministrativa degli ultimi 5 anni, ma forse l'unica foto era quella dell'antenna che sul lungomare erige come palo turisticamente forse poco allettante per chi vuole venire a Martinsicuro. Grazie, allora sesta domanda, ripartiamo dal candidato sindaco Paolo Camaioni. Martinsicuro, città di confine, un elemento che arricchisce il territorio o lo rende meno forte, e perché? Martinsicuro è città di confine, come lo sono tante situazioni, tante altre cittadine che si trovano ad essere il sud o il nord di qualcosa della regione Marche, penso per esempio a Vasto o San Salvo. Essere una località di confine è un fatto assolutamente contingente che per quello che ci riguarda rappresenta un punto di vista che dà sicuramente la possibilità di crescere. Noi a Martinsicuro abbiamo attratto storicamente diverse culture, è
una città modello dal punto di vista dell'integrazione, perché lo ricordo, abbiamo 2200 residenti stranieri che comunque si sono ben integrati nel tessuto sociale. È una città che però, anche e soprattutto per una articolazione viaria piuttosto completa ed articolata, offre a noi amministratori la possibilità, ci espone al dovere di rendere sempre più controllati i flussi in ingresso, ed in questo senso la nostra attenzione è stata massima, perché noi vogliamo che chi viene a Martinsicuro con l'evidenza e l'intenzione di crearsi dei presupposti di vita completa e reale, che chi ne apprezza le bellezze, come è successo nella maggior parte dei casi in tutti questi anni, venga assolutamente agevolato e trovi terreno fertile in quella che è questa sua dimostrazione, appunto, di trovarsi bene. E dall'altro canto abbiamo comunque cercato sempre di dare continuità a quello che ci eravamo prefissati nelle linee programmatiche di mandato, quindi nei nostri obiettivi di governo, di esercitare anche un controllo su quelli che potrebbero essere i nuovi ingressi, soprattutto in un momento come questo di grandi migrazioni, che ci espone poi anche a rischi. Resta comunque il fatto che i problemi della sicurezza urbana sono quelli comuni anche ad altre cittadine limitrofi, penso ad Alba Adriatica, a Giulianova o anche a Roseto degli Abruzzi. Noi ci confrontiamo spesso nei comitati itineranti per la sicurezza pubblica e alla fine vengono fuori situazioni problematiche assolutamente analoghe. Noi le stiamo gestendo con grande presa di coscienza e con dovizia di strumenti e mezzi a disposizione. Elisa Foglia, stessa domanda ovviamente su Martinsicuro, città di confine, un alimento che può arricchire il territorio o renderlo meno forte, se sì perché? Beh, Martinsicuro è una città di confine, ma è anche la porta d'Abruzzo, quindi io ritengo che questo dovrebbe essere un elemento di primaria importanza, perché a Martinsicuro arrivino risorse affinché si possa valorizzare la porta dell'Abruzzo, il biglietto da visita che noi abbiamo per chi vuole entrare nella nostra regione. In un'ottica anche di macro regione adriatica, certamente Martinsicuro deve avere un ruolo determinante. Noi già due anni fa, sollecitammo come Partito Democratico le due regioni, la regione Marche e la regione Abruzzo, a pensare al ponte sul Tronto, perché è un elemento di congiunzione viaria ciclopedonale che è fondamentale anche per riportare quell'importanza a Martinsicuro, lo abbiamo fatto e siamo orgogliosi di poter dire che questo progetto va avanti in provincia ed è finanziato sia dalla Regione Marche e dalla Regione Abruzzo all'interno del Masterplan, sia dalla Regione Marche, che quindi certamente sarà un elemento di valorizzazione di quello che è un paese che sì di confine, ma è anche quel paese che congiunge due realtà importanti e due regioni importanti, quelle dell'Abruzzo e delle Marche. È un paese multiculturale, certamente, ma la multiculturalità deve essere un valore aggiunto per il nostro territorio, e da questo punto di vista lavoreremo anche su progettazioni europee che possano portare finanziamenti e fondi sul territorio martinsicurese, affinché si possa guardare alla comunità come ad una comunità integrata, accogliente, anche per quelle realtà che non sono autoctone, ma che vogliono vivere e partecipare a Martinsicuro. Quindi lavoreremo in tanti ambiti, in tanti versi, proprio per riportare Martinsicuro centrale, e lo faremo anche battendo i pugni laddove è necessario a livello sovracomunale, quindi in provincia, in regione, in tutti gli enti in cui Martinsicuro partecipa. Massimo Vagnoni, ovviamente stessa domanda. Sì, noi dovremmo avere la forza di trasformare quello che adesso è sicuramente un punto di debolezza in punto di forza. Io faccio fatica a pensare che ciò che adesso la nostra possa essere una città modello dal punto di vista dell'integrazione. Io per adesso vedo purtroppo
purtroppo situazioni in cui gli immigrati magari si appropriano di piazze pubbliche e non sono vissute più dai nostri cittadini. Io vorrei vedere invece che la presenza di immigrati che siano integrati dal punto di vista lavorativo, sociale, all'interno di un programma e processo complessivo, all'interno di un programma di intervento che veda queste persone presenti, se lavorano, se danno qualcosa alla comunità, altrimenti insomma non devono starci. Da questo punto di vista ci vuole un impegno forte, un cambio di strategia, di passo, perché solo così può diventare un punto di forza, altrimenti diventa un punto di debolezza. Sono situazioni che viviamo anche dal punto di vista scolastico, insomma dal punto di vista della formazione scolastica, sin da piccoli, cioè tutto un processo che va seguito da subito. Il numero di persone presenti è un numero che ci deve far riflettere su come poter intervenire. Dovremmo affidarci anche a professionisti che aiutino anche i nostri uffici, che aiutano le nostre scuole a trattare la situazione in maniera veramente seria e professionale. E quindi bisogna trasformare quello che, ripeto, è una criticità evidente, si trasforma purtroppo anche in episodi di microcriminalità, per cui poi il nostro territorio in diversi punti viene vissuto come territorio di nessuno. Da questo punto di vista, chiaramente, a prescindere da chi amministra e dai colori di chi amministra, dovremmo essere tutti quanti forti per chiedere un maggiore impegno. Le città di confine vanno protette, quindi vanno valorizzate meglio, bisogna investirci di più, e quindi gli enti sovracomunali dovranno pensare anche alla nostra città, non solo quando serve di poter avere un consenso elettorale a livello regionale o nazionale, ma pensarci tutto l'anno con interventi che siano mirati, soprattutto incisivi, perché ripeto, una città come la nostra, che funziona bene, che riesce ad accogliere bene, diventa un'avanguardia per tutti quanti, per tutta la provincia di Teramo. Una città che si presenta subito bene anche dal punto di vista turistico, rappresenta un volano per tutte le altre città della costa e quelle interne. Ecco perché non è un problema solo di Martinsicuro il discorso di essere città di confine, è un problema di tutta la Val Vibrata, di tutta la provincia di Teramo e direi di tutta la regione Abruzzo. Ecco perché gli interventi anche all'interno dell'area di crisi complessa o all'interno degli investimenti sulle infrastrutture dovranno avere come priorità Martinsicuro. Su questo noi ci batteremo forti nei tavoli che decidono, perché insomma noi dobbiamo essere protagonisti e non cenerentole. Bene, facciamo un'altra pausa, torneremo per l'ultimo blocco. Eccoci qua, ben rientrati, ultima parte dell'approdo, questa sera speciale elezioni amministrative a Martinsicuro. Ricordo che si vota domenica 11 giugno, siamo con i candidati sindaci in ordine alfabetico, Paolo Camaioni, Elisa Foglia, Massimo Vagnoni, e ricordo che era stato invitato, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di par condicio, anche il candidato della lista del Movimento 5 Stelle, Marco Massetti, regolarmente invitato, ma ha declinato l'invito per motivi esclusivamente personali ed è tutto certificabile. Come detto inizio trasmissione, per quest'ultimo blocco abbiamo provveduto ad effettuare un'estrazione, abbiamo fatto un'estrazione per la prima domanda, per le ultime due domande di questo blocco. L'estrazione prevede che inizi a parlare il candidato sindaco Massimo Vagnoni, poi Elisa Foglia e Paolo Camaioni. Dunque Massimo Vagnoni, un invito ai giovani che dovrebbero riappropriarsi del vostro lavoro, nel senso del senso della politica stessa? Beh, insomma, io l'ho fatto già dalla composizione delle liste. Io ho avuto la fortuna di aver ricevuto tante proposte di tanti ragazzi che hanno voluto partecipare a questa esperienza, e lo hanno voluto fare iniziando a pormi dei problemi, delle problematiche. Tante erano le paure, le perplessità, io le ho spronate. E hanno iniziato, stanno in lista persone che hanno iniziato anche prima di me. Io ho avuto la mia prima esperienza a 27 anni, noi abbiamo dei candidati che hanno 20 anni, 22 anni, 24, 27, 29 anni, una nuova generazione che si avvicina alla politica. È il più bel messaggio che potevamo lanciare, al di là di come andranno queste elezioni. E il giovane che non si limita a chiedere, oppure a lamentarsi o a fare un voto di protesto o non andare a votare, ma il giovane che per prima va cercando il voto per se stesso innanzitutto, un giovane che sarà protagonista, non è un numero, perché saprà benissimo che anche se non dovesse essere eletto farà parte della squadra, starà dentro al comune insieme a me, comincerà a vedere le tematiche, ci porterà quella che è la sua esperienza. Io ho superato da un po' i 40 anni e credo che quella generazione, la generazione di chi
appena 18 anni, ma anche attenzione, la generazione di chi non vota, perché la politica deve guardare, deve avere un occhio anche a chi oggi non vota, quindi fare politiche che prescindono dagli interessi elettorali, perché noi dobbiamo ravvicinare veramente le nuovissime generazioni, generazioni che sono deboli, generazioni che hanno difficoltà a trovare lavoro, generazioni che hanno difficoltà ad approcciarsi, a coordinarsi, soprattutto a riunirsi, momenti di aggregazione, spazi aggregativi. Lo sport, la cultura, sono tutte questioni che avvicinano i giovani alla comunità, alla vita pubblica, e la politica ha il dovere di pensare innanzitutto a loro, lo deve fare coinvolgendoli nell'attività politica innanzitutto, perché fare politica è una cosa positiva, coinvolgendoli nelle scelte, coinvolgendoli negli obiettivi, nella scelta delle priorità e soprattutto nell'azione da mettere in campo, ma soprattutto standogli vicino. Non si prendono più i giovani come si facevano in passato solo per numero o utilizzandoli, non si utilizzano, i giovani si valorizzano, i giovani si sta vicino e soprattutto si sostengono. Questa è un po' l'operazione che abbiamo messo in campo insieme a tanti altri, mettendo insieme, ripeto, persone che hanno un po' più di esperienza rispetto ad altre che ne hanno meno, e soprattutto facendo un programma con politiche verso il sostegno ai giovani, ripeto, politica a 360 gradi, dalla scuola al lavoro al sociale, tenuto conto di tutte le attività che ci riguarderanno e che ci vedranno impegnati in questi 5 anni. Bene, stessa domanda ovviamente per Elisa Foglia, l'invito ai giovani che dovrebbero riappropriarsi forse del senso della politica, del gusto della politica. In qualche modo ho un po' risposto anche precedentemente, ma io sono un po' l'esempio, forse sono la più giovane, 36 anni, e mi appresto comunque a... ho raccolto una sfida importante, cioè quella di candidarmi a diventare il sindaco del mio paese, un paese in cui vivo, in cui lavoro, in cui ho stabilito la mia famiglia, ho un bimbo di 3 anni e quindi voglio... che la politica sia lo strumento per permettere alla mia famiglia, a mio figlio, di poter vivere meglio nel paese in cui abbiamo deciso di rimanere. E quindi sono un po' l'esempio che il giovane può e deve fare politica. Sono anche una giovane donna e quindi quando diciamo, spesso sono additata forse come la ragazzina che non sa bene quello che sta facendo, in realtà credo che ci voglia, che la politica sia una cosa seria in primo luogo, e poi ci voglia tanta passione, ma tanta anche competenza, e ho fatto attività politica da tanti anni e quindi credo di poter dire di avere delle caratteristiche positive da questo punto di vista, ma io voglio essere anche un po' da stimolo a tutti i giovani, a tutte le giovani donne e uomini, nel dire fate politica, perché è nella politica che si prendono le scelte che poi ricadono sulla vita di ciascuno di noi, quindi starne al di fuori significa non poter partecipare, non potersi nemmeno lamentare di quello che altri non fanno. Noi nella nostra squadra, anche noi abbiamo tanti giovani che si sono avvicinati al progetto e che lo hanno sposato in maniera entusiasta, ci sono giovani che vogliono poter fare qualcosa per questo paese, quindi non vedo una rassegnazione. Martinsicuro ha anche tante realtà associative che permette ai giovani di potersi esprimere, e credo che un'amministrazione debba incentivarle e debba favorirle. Sicuramente lo faremo, faremo in modo che tutti i giovani che a Martinsicuro vogliono fare attività non solo politica ma anche associativa possano farlo, e possano farlo per il bene del nostro territorio, perché poi è da lì che si deve partire, perché una realtà non può migliorare se non migliora anche, diciamo, quella che è la classe politica dirigente di un paese. Paolo Camaioni, ovviamente stessa domanda, invito ai giovani. Sì, anche noi nel nostro ambito comunque di proposta civica abbiamo attirato diversi giovani al nostro progetto, perché gli abbiamo parlato il linguaggio semplice, il linguaggio dell'aggregazione. Abbiamo gestito il settore dello sport attraverso una figura di riferimento appunto relativamente giovane, che ha saputo comunque coinvolgerli in tante attività, ma oggi in un'epoca caratterizzata da un livello di fruibilità e di facilità dei mezzi di comunicazione di massa, il giovane tende per sua natura a deresponsabilizzarsi. Noi allora dobbiamo avvicinarlo e cercare di coinvolgerlo attraverso l'esempio concreto, attraverso il fatto che
bisogna oggi essere veramente responsabili delle nostre scelte, al di là dell'impegno politico. Io spesso cito curiosamente la mia esperienza personale, che mi ha visto candidato per la prima volta a 22 anni, che mi ha visto cercare in qualche modo con la mia esperienza anche di cambiare il corso degli eventi, e che poi dopo alcuni anni diciamo così di stand-by mi ha rivisto proprio dare alcuni esempi, alcune situazioni di gestione della cosa pubblica che devono essere di traino e anche di valorizzazione di queste esperienze che vanno messe in rete. Noi abbiamo previsto anche nel nostro programma alcuni aspetti destinati a potenziare la nostra azione amministrativa di questi 5 anni. Abbiamo previsto lo sportello Europa, ma anche lo sportello Rete Impresa Giovani e Lavoro, che si dovrà riallacciare allo sportello del lavoro che stiamo rendendo funzionale proprio negli ultimi 15-20 giorni, si badi, non perché si avvicinano le elezioni, ma perché è il giusto completamento di un iter organizzativo e di attrazione di idee iniziato ben 2 anni fa con l'Ufficio Europa di Giulianova, insieme ad altri comuni, aspetti che ci hanno consentito di aprire questo sportello che si pone già da oggi al servizio delle nuove generazioni. Ma ripeto, non bisogna solo coniugare situazioni problematiche di livello lavorativo, ma coinvolgerli ed attrarre con tante iniziative che vanno dalla cultura allo sport e alla vita vissuta sul territorio. Bene, siamo arrivati all'ottava e ultima domanda, che è il classico invito al voto: perché votare lei e non i suoi competitor? Ricordo che, come per tutte le domande, avete avuto 2 minuti e mezzo per rispondere. Parte la candidata sindaco Elisa Foglia. Perché votare noi? Beh, intanto perché siamo la vera novità, la vera alternativa di questa campagna elettorale. Sono 10 anni che non governiamo e che il centro-sinistra non governa questa città, e sentiamo la città ferma, sentiamo la città che si è rassegnata e richiusa in se stessa. Abbiamo perso tanto, abbiamo perso il ponte ciclopedonale sul Tronto, perché era un progetto della giunta Maloni che è stato bloccato dall'amministrazione di Salvatore, di cui Massimo era un esponente importante. Abbiamo perso il progetto di finanza sul porto, che poteva oggi rendere quell'area riqualificata e vivibile per tutti, anche per gli operatori di quella zona. Abbiamo perso campi di calcio trasformati in parcheggio, abbiamo perso aree verdi sul lungomare, abbiamo perso la possibilità di riqualificare il cinema Ambra, abbiamo perso l'obelisco in piazza, abbiamo perso tante e tante cose negli ultimi 10 anni che ritenevamo fondamentali per il nostro territorio. Anche elementi di storia come la garitta sono stati eliminati senza come dire, poter recuperare quel tipo di discorso. Quindi noi crediamo di poter veramente dare una prospettiva nuova e un'alternativa al governo di questa città. E lo facciamo perché non sono io la protagonista di questa campagna elettorale, ma è la mia squadra, cioè un insieme di 23 persone che hanno capacità, competenza, professionalità. Io sono solo l'interfaccia, sono colei che vuole trasmettere quella passione che abbiamo cercato di trasmettere in tutti questi giorni di campagna elettorale. Ci sono giovani, ci sono persone che hanno fatto della loro esperienza amministrativa un cavallo di battaglia, perché hanno fatto parte di amministrazioni che hanno veramente cambiato il senso e il fare di un agire amministrativo, dove una città veramente si poteva definire tale. Martinsicuro è stanca e credo che con noi può ritornare ad essere protagonista sul territorio, protagonista anche a livello sovracomunale. Paolo Camaioni, perché votare lei e non i suoi competitor? 5 anni fa i cittadini ci hanno dato la possibilità di rappresentarli in quella che è stata una elezione storica, perché per la prima volta una rappresentativa di cittadini di Martinsicuro, senza appartenenze partitiche,
ha avuto la possibilità di governare questa città. Noi lo abbiamo fatto con grande dedizione, con serietà, impegno e senza alcuna litigiosità. Noi abbiamo iniziato questo percorso in 12, lo chiudiamo in 13. Noi siamo laboriosi fino all'ultimo giorno, operativi fino alla scadenza naturale del nostro quinquennio. Prova ne sia che lunedì ci siamo visti in giunta e abbiamo approvato diverse situazioni operative di prospettiva che danno anche la misura di come si stia preparando il terreno per continuare a rappresentare i cittadini di Martinsicuro e Villarosa anche per i prossimi 5 anni. Abbiamo approvato anche un protocollo d'intesa per attrarre finanziamenti sovracomunali con il progetto Interreg Italia-Croazia. Questo significa che stiamo procedendo ad avere il massimo dell'attenzione perché ci prepariamo di nuovo a ricevere la fiducia dei cittadini, che non mancherà, perché abbiamo attratto al nostro progetto persone di grande spessore, di ottima levatura, che hanno compreso la passione con cui ci siamo dedicati a questa città, magari con risultati non sempre perfetti, però con risultati apprezzabili, perché la nostra città è tornata a farsi valere sui tavoli sovraccomunali e ne sono esempio le risorse che abbiamo attratto in questi anni, l'ultima delle quali il ponte sul Bibrata, ma anche sul ponte ciclopedonale di collegamento con le Marche. Io ricordo il nostro impegno che si è cristallizzato fin da subito. Noi siamo andati al Ministero dell'Ambiente nell'ottobre del 2012 a perorare questa causa, che poi ha trovato in un atto di indirizzo del Consiglio Comunale la sua giusta continuità. Martinsicuro non è isolata, Martinsicuro si sta giocando tutte le sue carte nel modo migliore possibile. Martinsicuro ha la possibilità per la prima volta di dimenticare la fine ingloriosa che hanno fatto le ultime amministrazioni, perché hanno smesso di amministrare negli ultimi 4-5 mesi, e di dare una svolta a questa capacità propositiva. Abbiamo la possibilità di fare la storia e di dare continuità ad un raggruppamento serio e di persone comunque che hanno lavorato per il bene di Martinsicuro e Villarosa. Quindi aiutateci a fare la storia. Massimo Vagnoni, perché votare lei e non i suoi competitor? Beh, innanzitutto perché va cambiata proprio la storia, va fatto un nuovo tipo di approccio. 5 anni fa, al di là delle posizioni che ognuno può avere, non c'era atto, programmazione provinciale, regionale e nazionale all'interno del quale il Comune di Martinsicuro non fosse presente. E il Comune di Martinsicuro non aveva smesso di fare il proprio ruolo, ricordando bene che fino a 15 giorni prima delle elezioni fu firmato un protocollo per i 3 milioni di euro, 10 giorni ancora prima ci fu la presenza del Presidente della Regione, che non venne a fare la passerella come è successo qualche mese fa con il Presidente D'Alfonso, ma venne a suggellare un finanziamento della Fondazione Techers e prometterne altri. Bisogna cambiare semplicemente perché noi adesso non abbiamo una programmazione, una progettazione che ci proietta nel futuro. Abbiamo perso tanti milioni di euro dei fondi di FAS e non stiamo all'interno della programmazione del master plan. Tantissime attività sono state perse, tanti finanziamenti per l'edilizia scolastica, per l'ambiente, ma noi vogliamo guardare al futuro. Sappiamo bene che abbiamo perso occasioni, ma sappiamo come rimetterci in carreggiata. Dobbiamo avere coraggio, il coraggio delle nostre scelte, il coraggio di non credere a chi ancora ci dice che le cose vanno bene soltanto per difendere posizioni personali, il coraggio di dover promuovere il territorio, non noi stessi, il coraggio di poter dire che noi ci mettiamo tutti quanti la faccia, l'entusiasmo, la passione e la competenza. Ho insieme alla mia squadra un lavoro da completare, portato avanti 5 anni fa, interrotto, ma che non mi ha fatto perdere il tempo e la voglia in questi anni di lavorare sempre per la mia città. Penso di poter avere l'esperienza necessaria, la competenza insieme a tanti altri amici per dettare, per avere un ruolo da protagonista veramente nei settori provinciali, regionali e nazionali. Ma con che cosa? Non con le nostre facce, i nostri nomi, quelli servono a poco, ma con le idee, le proposte. Noi dobbiamo mettere al centro la nostra città, noi dobbiamo far sì che le nostre criticità, le nostre priorità siano al centro di tutte le programmazioni sovracomunali. Dobbiamo farlo perché i nostri cittadini glielo dobbiamo. Dobbiamo fare in modo che i nostri cittadini non siano più vessati e che quindi non possiamo continuare ad amministrare con le tasse dei cittadini, ma dobbiamo andare oltre, dobbiamo far sognare i nostri cittadini un futuro migliore, spiagge migliori, un lungomare migliore, delle piazze che aggreghino, non allontanino, spazi aggregativi importanti, lavorare a 360 gradi, sostenere giovani e anziani per uno sviluppo migliore. Io sono convinto che l'11 giugno tutti quanti insieme ce la faremo. Grazie per la fiducia.
Bene, termina qui questo spazio elettorale dedicato a questo speciale elezioni Martinsicuro, ricordando che si vota domenica 11 giugno, questa puntata speciale dell'Approdo, e vado a salutare i candidati sindaci in ordine alfabetico: Paolo Camaglioni per le liste Città Attiva e Paolo Camaglioni sindaco. Buonasera, grazie. E poi Elisa Foglia, candidato sindaco con le liste PD e Si Cambia. Grazie, buonasera. E poi Massimo Vagnoni, candidato sindaco con le liste Progetto Comune, Appartenenza Comune, Progetto Futuro, Abruzzo Civico e Martin Rosa. Grazie a voi. Grazie a tutti, arrivederci.